ragazzi, dopo la nuova intro spettacolare che abbiamo deciso di fare appositamente per i video di Captain Tsubasa, ci andiamo a vedere il video del nuovo banner e analizzare i giocatori del nuovo banner e anche la latenza che ha ricevuto Gentile. Ma andiamo con grado, partiamo dal video. Allora ragazzi, i cavalieri del sole di mezzanotte, gli svedesi, sono arrivati loro. Vabbè, andiamo a vedere la notifica principale. Eccoli qui, con Levin che può effettuare anche l'evoluzione latente. C'è il salto di qualità, c'è il salto di qualità. Al terzo step viene garantito un SSR non nuovo, non uno di questi nuovi garantiti, un SSR casuale garantito. Andiamo a vedere i giocatori prima qui e poi come sempre li andiamo a analizzare nel database. Allora, questo è Stefan Levin, che ha come abilità di squadra innanzitutto la super solidarietà di squadra, almeno 8 giocatori europei di tipo tecnico ci devono essere nella squadra, per dare a tutti i giocatori il 15%. È la stessa super solidarietà che avevano i samurai giapponesi, chiaramente qui devono essere europei e non giapponesi, e devono essere 8 per dare il 15% anche agli altri. Allora, la passiva è maestro del centrocampo con parametri più 15% all'interno del centrocampo. Le tecniche speciali principali di grado S è il nuovo passaggio di Levin. Secondaria, finta dell'Aurora, che è un dribbling, e tecnica speciale secondaria all'altra è l'intercettazione dell'Aurora. Occhio, le latenti le andiamo a guardare direttamente qui. Allora, a resistenza al terreno sconnesso, che obiettivamente ragazzi può essere utile, sì, ma solo per alcune challenge, chiaramente. Avversari, parametri meno 500, giocatori europei, parametri, da un malus del 5% ai giocatori europei avversari, questo è interessante. Se vigi un contrasto full power gauge, la barra del power up guadagna un più 5%. Poi questa è un po' la più meh, giocatore svedese, tutti i parametri più 5%, questa è un po', diciamo così così, perché chiaramente una volta che tu hai Levin in campo, voglio dire, potresti anche schierare in una full europea mista magari un Fredericks, un Larsson, però voglio dire, insomma, Levin l'astro principale, diciamo, del calcio europeo, quindi potrebbe essere un bonus ai parametri che tranquillamente potrebbe andare a finire a nessuno, però comunque se uno ce li ha, gli ricevono un 5% dei parametri. E poi c'è il potenziamento dell'intercettazione automatica centrocampo, la stessa zona di Sawada, ma non al 100% come Sawada, ma al 50% che si attivi una tecnica speciale. Chiaramente anche in quel caso non consumerà stamina. Poi, abbiamo Brolin, lo straordinario titolare della retroguardia, attenzione, giocatori europei tipo R, tutti i parametri più 17%, il grande risveglio dei giocatori europei di tipo R. L'abilità passiva è a piena potenza, se il full power source è reattivo, parametri più 20% per quanto riguarda questo Brolin. Tecniche speciali principali sono il bazooka nascente di grado S ed è un tiro, e poi blocco muscolare di grado A e passaggio muscolare di grado A. Larsson ha la super solidarietà per i giocatori europei di tipo tecnico, anche lui è di tipo tecnico tra l'altro, mentre Blorin è rosso, Levin e Larsson sono tecnici. E sempre lo stesso discorso per quanto riguarda la passiva, l'abilità di squadra di Levin. Il passivo è killer di centrocampisti difensivi e di difensori, interessante, più 15%.
Tecnica spaziale principale di grado S, il contrasto supersonico. Secondarie sono dribbling ad alta velocità e passaggio di precisione. Per quanto riguarda Fredericks, invece, che è il giocatore di tipo agilità, ha la stessa abilità passiva, solo che qui i giocatori europei devono essere di tipo agilità 8 per attivare questa abilità di squadra. Per quanto riguarda la passiva, un buon potenziamento dell'intercettazione automatica dell'80%, che è tanto, e la tecnica speciale principale è proprio l'intercettazione tecnica di grado S. Dribbling tecnico di grado S è la secondaria, di grado A invece secondaria è il passaggio tecnico. Adesso li andiamo a vedere all'interno del database. Vi diciamo anche che nel caso vogliate pullare in questo banner ci sono il primo step a 30 trimboli, il secondo a 40 e il terzo a 50 con l'SSR garantito. Allora, vi faccio vedere in ordine. Partiamo da L'ardente anima ritrovata di Stefan Levin. Allora, stamina 1085, attacco 17.583 così distribuito. Dribbling 6.093, tiro 4.098, passaggio 7.392, poi difesa, contrasto 6.107, blocco 3.386, intercetto 5.795. Forza fisica 5.864 la velocità, 5.603 la potenza, 6.958 la maestria. Occhio, perché a tutti questi parametri dobbiamo aggiungere un probabile ed eventuale, quando il giocatore si trova all'interno del centrocampo, bonus del 15% dei parametri dato dalla passiva. È chiaramente un giocatore forte a passare, anche vediamo, sì, dribblare, forse pure a contrastare. Perché c'è la colta dell'aurora che si potrebbe passare, insomma, all'interno del centrocampo sicuramente può essere interessante come giocatore. Fuori è un giocatore più che normale, più che modesto, diciamo così. Questo era Stefan Levin. Per andare a vedere invece Larsson, andiamo a vedere Larsson. Allora, per quanto riguarda Larsson, eccolo qui. Larsson ha 897 di stamina, è un qualcosa di costante più o meno in tutti i Larsson. Non vorrei sbagliarmi, ma il Larsson che ha più stamina è il Baule. Ne ha 9-10 tipo, comunque hanno sempre poca stamina. 8,97 è veramente poca. Comunque, attacco 17.431, così distribuito. Dribbling 6.272, tiro 5.340, passaggio 5.819. Difesa, contrasto 7.131, ottimo, accompagnato anche da una bella velocità di 7.495, quindi ottimo a contrastare. Poi chiaramente, vabbè, blocco 2.966, intercettazione invece 5.240, potenza 4.338 e maestria 5.760. Questo giocatore chiaramente riceve anche lui un bonus ai parametri quando affronta CD&D. Essendo un centrocampista avanzato, quando affronta i centrocampisti difensivi e i difensori, prende il bonus parametri del 15% e diventa interessante, anche perché se tu lo giochi CA, vai per forza di cose a scontrarti contro i mediani e i difensori, e quindi diciamo che è una passiva che è sempre attiva. Per quanto riguarda l'oggetto svedese, questa è la dicitura del nuovo Larsson. Poi dobbiamo vedere Fredericks. Allora, Fredericks, andiamo a vedere subito, è questo qui. Ok, Fredericks 8,98 di stamina, anche lui non è che ne abbia proprio tantissima. Il mago della pianta dei piedi, il mago della pianta dei piedi, questa è la dicitura. Comunque, dribbling 7.796, tiro 7.501, però, passaggio 5.111. Poi difesa 3.000, 3.000 e 3.000 a contrasto e blocco, intercettazione invece 7.177, importante per la passiva,
Velocità 6.430, potenza 4.391, peccato, questa rovina è un po' il tiro, maestria 7.064. Dicevamo che per quanto riguarda Fredericks, l'abilità passiva è il potenziamento dell'intercettazione automatica, fissata all'80%, è un'ottima percentuale, e abbiamo visto che comunque con un'intercettazione di 7.177, una maestria di 7.064, sicuramente questo diventerà veramente fastidioso trovarselo di fronte, perché intercetta ragazzi, e che ha messo bene. Almeno su questo sicuramente possiamo dirlo con tutta certezza che il mago della pianta dei piedi è grande ad intercettare. E infine andiamo a vedere l'ultimo giocatore svedese, prima di andare a vedere Gentile, che è Brolin. Eccolo qua, andiamo a trovare la sua ultima versione, chiaramente quella rilasciata proprio oggi. Ed eccolo qui, Brolin, 9,23 di stamina. Doppio ruolo, centrocampista difensivo e difensore, come abbiamo già visto, lo straordinario tiratore della retroguardia. E infatti lui c'ha il tiro montato sopra, il bazooka nascente. Allora, dribbling il 3018, tiro 7369. Ho visto una cosa sotto, attenzione. Allora, passaggio 4243, poi difesa, contrasto 6006, blocco 5003, intercetta 4007. Velocità 4760, potenza 9372, maestria 5928. Voglio vedere un attimo una cosa di quel tiro. Scaravento di un avversario che si trova sulla traiettoria della palla, non perde lo simbolo di distanza. Perfetto, un tiro che non perde potenza alla distanza. Questo è un giocatore che con questi parametri, tiro 7369, potenza 9372, ragazzi, potrebbe dare delle sorprese nell'eventuale scelta sbagliata della parata, perché lancia un petardo chiamato bazooka nascente, non per niente, allora arrivato a sto punto, un petardo che non perde potenza dalla distanza, e quindi attenzione a pararlo con la parata bianca, dovresti prendere gol tecnicamente. Quindi questa è la curiosità di questo giocatore particolare, e la dicitura però è corretta, lo straordinario tiratore dalla retroguardia, perché ha proprio questa come caratteristica principale. Il tiro, pur essendo un mediano o difensore, ha come caratteristica principale il tiro, poi spicca un po' di più il contrasto rispetto alle altre, anche se è combinato una velocità più bassa della maestria, ma l'intercetto è più basso anche del blocco, quindi un po' di più sul contrasto. Questo è sicuramente un difensore tiratore, ragazzi, c'è poco da dire. Ed ora Dolcis in fondo, l'ho lasciato per ultimo, il nostro connazionale, ma non posso non parlarne perché è importante. Ha ricevuto l'evoluzione latente il nostro caro, vecchio, gentile Dandy Inflessibile. Quindi andiamo a trovare Salvatore Gentile, eccolo qui. E vediamo, questa è la versione che io c'ho sull'account, eccolo. È questo qua, Salvatore Gentile. Salvatore Gentile è questo, dobbiamo andare a vedere un attimo solo. Allora, eccolo qua, e andiamo a vederlo nel particolare. È arrivato a 1034 di stamina, quindi praticamente la stessa stamina del Dream Collection. Vediamo che ha ricevuto un incremento dei parametri che erano già abbastanza alti. Adesso si ritrova ad avere 6.662 per quanto riguarda il contrasto, blocco 7.146, intercettazione 6.352. Poi ha velocità 5.149, potenza 6.854, maestria 5.254. È diventato sicuramente un giocatore ancora più forte, ancora più prestante, interessante. Il passivo, lo sappiamo, è impressibile, ovvero qualsiasi tipo di tiro, anche quelli che scaraventano, non possono scaraventarlo. Lui è inflessibile. E le abilità latenti che gli sono state date sono queste: immunità a neviche e manto di neve. Fondamentale lo scudo, che è
confluisce una resistenza al malus dei parametri. Questo scudo che Gentile dà, lo dà a tutti i suoi alleati europei, indipendentemente dal colore che questi alleati hanno. Quindi anche in una mista europea, quando non in questa coppa, perché in questa coppa incontrerai altri europei che non ti daranno malus, e quindi non per questa coppa che c'è in corso da oggi, ma in generale va a proteggere, tipo in una full rossa, sto pensando a Schneider, sto pensando a Kluivert, che si trovano di fronte Holly, ad esempio, Holly Nangatsu, lo vanno a proteggere, gli va a mettere lo scudo e non riceve il malus, perché Holly ne dà giusto 5, lui ne dà 5 di protezione. Poi dà il bonus del 5% dei parametri a Gino. Questo, diciamo, è l'abilità latente più settoriale che gli hanno data, perché è interessante a potenziare solo un giocatore, ovvero Gino. E dal mio personale punto di vista, di Gino buoni utilizzabili ce n'è uno, ed è vecchissimo, è un samurai vecchissimo. Gli altri sono tutti abbastanza scarsi da usare come portiere, dai, diciamo così. Però il gioco non è che è finito, potrebbero uscire anche altri Gino utilizzabili e lui gli darebbe un 5% di bonus dei parametri, che male non fa assolutamente. Per quanto riguarda invece questo malus particolare che lui dà un 10% in meno i parametri a tutti gli yaoi che si trovano di fronte. Questo è un malus perenne, cioè non è un malus che avviene solo nel matchup, ma dura tutta la partita. Quindi se tu hai Gentile Dandy in campo e di fronte ti trovi Aoi riceverà una riduzione dei parametri del 10%. Questo è anche molto interessante come abilità latente. Altra abilità latente, questa killer di stamina. I giocatori giapponesi consumano lo stamina in più per il 30%. Quando avviene il matchup, ovviamente, questa è una un'abilità che va da sé, che si attiva quando avviene il matchup, perché chiaramente se uno tira libero e Gentile gli passa davanti, non è che il tiro raddoppia il consumo, anche se Gentile non ha fatto il matchup, però ci deve essere il matchup. Comunque, assolutamente è diventato ottimo giocatore Gentile, e la nuova stella italiana era la sua dicitura. Sicuramente non è semplice. In molti mi hanno chiesto il paragone col Dream Collection. Non è semplice fare questo tipo di paragoni. Sicuramente Gentile Dandy con questa latenza gli arriva ad essere molto vicino, parlando fuori dall'area di rigore. Chiaramente fuori dall'area di rigore è più forte, tipo per esempio nel blocco, ma comunque noi non vogliamo fare questo tipo di paragoni. Abbiamo visto i nuovi svedesi, abbiamo visto la latenza che hanno dato a Salvatore Gentile. Per questo video direi che è tutto, ci vediamo nei prossimi, ciao ragazzi!